Bisogna fare una partita molto intelligente con una squadra che sa colpire anche molto di rimessa, dove appunto è una squadra che si difende molto bene, non bisogna andare a testa bassa, bisogna essere logici, attenti a non voler, come dire, strafare, perché è una squadra che colpisce ogni volta che l'avversario appunto sbaglia. È successo con squadre Galatasaray, Benfica, Hertha Berlino, Olympiacos, quindi questo. Le squadre che il Metalist è riuscito a eliminare dalla dimensione della difficoltà che avremo domani e poi anche al ritorno, è chiaro, ma insomma bisogna pensare a domani e cercare di fare qualcosa di più perché sappiamo anche che andare fuori casa a pensare di poter ottenere la qualificazione è sempre difficile, è sempre più difficile che poi comunque avere l'ultima partita in casa. È una squadra, mi sono informato. È una squadra molto forte dove per quello che noi abbiamo intuito e capito, il punto di forza anche nella fase difensiva nella quale non ha mai preso gol, ad eccezione nei preliminari dove ha perso una volta sola fuori casa poi vincendo 4-1 col Besiktas, mi sembra. E poi nel gironcino, che noi lo chiamiamo così, ha sempre fatto, non ha mai subito un gol, quindi è una squadra molto solida che ha delle belle individualità e è molto organizzata. Quindi grande rispetto della squadra che andremo a affrontare. Hanno fatto, come avete visto, una partita importante, nemmeno so, è martedì oggi, due giorni fa. È chiaro che sono ancora stanchi, oggi abbiamo fatto un lavoro leggerissimo per cercare di recuperare l'energia e la condizione, quella necessaria per affrontare una partita a questi livelli. Diversi giocatori, molti che hanno giocato contro la Juventus e dovranno rigiocare mercoledì e poi anche domenica, penso, e quindi dovrò valutare tante cose, tanti aspetti, tante considerazioni. Dovrò fare valutazioni che vanno al di là proprio del discorso tecnico-tattico, anche di energie, di lucidità, di certe prerogative che un giocatore deve avere, insomma, per, ripeto, affrontare una partita a così alto livello. Castaldello Diciamo. non è recuperato, non può giocare domani, Campagnaro nemmeno, Del Vecchio nemmeno, non so, ora Accardi nemmeno. Pochi ce ne sono, non lo so Pazzini che perché non è sono inserito, Pazzini perché insomma. non è nella lista UEFA, mi sembra di aver detto già abbastanza. E noi cercheremo di, come abbiamo fatto fino adesso, di passare, proviamo a passare il turno, sappiamo le difficoltà, l'ho detto prima, e poi cercheremo di fare come abbiamo sempre fatto fino adesso, di andare avanti in campionato e cercare di fare più punti possibili. Mi verrebbe da dire una frase che non so se è traducibile, che genovese, a volte così col sorriso sulla bocca si potrebbe anche dire come Shusha e Shubi, non si può, no? Quindi non si può. Perciò ecco, a volte dico solo questo perché non, e mi fermo qui, l'ho già detto più volte, è chiaro che se fai. Anche davanti a certe difficoltà di infortuni, di quello un'annata nata in salita, ci è successo un po' di tutto, a portare avanti tre competizioni è chiaro e capibile che anche i punti che abbiamo lasciato per strada in campionato per molta parte derivano anche da questo, insomma, però noi quest'anno abbiamo voluto fare questa esperienza, questa triplice esperienza, è una soddisfazione non indifferente per una realtà come la nostra. È chiaro che quest'anno un pochino in campionato fino adesso abbiamo pagato. Se non mi piace dire un nome sull'altro, io parlo sempre della squadra, ne ho viste quasi tutte, almeno poi il mio collaboratore l'ha vista anche in modo più completo perché come voi capite io ho meno tempo per poter vedere tutto, ho visto delle cose per noi importanti, sintomatiche, su quelle cerchiamo di preparare la nostra tattica, la nostra partita. Comunque, come ho detto prima, è una squadra che ha diverse individualità importanti, ripeto, non voglio dire una in particolare, ma tutta la squadra che come ho detto prima, è una squadra, ora qui userei un termine italiano da prendere con le molle, è una squadra difficile, una squadra scorbutica,
e bisogna stare attenti a tutto per poter sperare di passare il turno. Prendono pochissimi gol e sono molto bravi, per esempio anche nei minuti finali, una squadra che non molla mai, molto atletica, molto di corsa e anche di tecnica, perché ho visto delle verticalizzazioni appunto importanti in velocità di alto, di buon livello. E tutte e due le fasi bisogna stare attenti, proprio perché se si corre il rischio di, se si va a testa bassa per cercare di far gol e non si tiene degli equilibri in campo, si rischia di prenderlo. Quindi sono da rispettare, pericolosi e comunque una buona squadra nelle due fasi di gioco. Sappiamo le caratteristiche più o meno di tutti i giocatori che ora vediamo la formazione che farà l'altro allenatore, ma insomma abbiamo preparato abbastanza bene in base alle informazioni che abbiamo anche a livello proprio individuale, le contrapposizioni. I nostri tifosi, quelli che vengono, sono sempre molto, si fanno molto sentire. È chiaro che secondo me, dato che da quando sono arrivato mi si è fatto capire che ci si tiene tanto a una competizione, alla Coppa UEFA, per il nostro pubblico era l'anno scorso quando siamo stati eliminati, ci sono rimasti molto male. Una volta che siamo arrivati in una fase anche importante, un record per la prima volta, la Sampdoria ha superato nella Coppa UEFA il gironcino. Si va a incontrare squadre che hanno, così voglio ricordare, che hanno eliminato squadre a livello di Galatasaray, Benfica, Hertha Berlino, Olympiacos, vuol dire che siamo altissimi, si comincia ad essere a un certo livello. Credo che questo appuntamento andrebbe onorato al meglio da parte dei nostri tifosi, riempendo o quasi lo stadio, secondo me. E quindi sarebbe anche per noi giocatori, soprattutto non per me tanto, perché l'allenatore deve essere logico in panchina, però la spinta del nostro pubblico, vedere lo stadio pieno, è un incentivo superiore per poter sperare di passare questo turno.